Questa volta parleremo di Retrograde, gioco epico, epico della Apex Software, che sono gli stessi che fecero Creatures dopo, di cui parleremo di tutti questi fantastici giochi. Adesso andiamo al gameplay di Retrograde. Ed eccoci ragazzi, eccoci su Retrograde della Thalamus, pubblicato dalla Thalamus, che come sappiamo pubblicava sempre giochi di altissima qualità. Il gioco degli Apex Computer Production, che sono gli stessi che poi qualche anno dopo avrebbero pubblicato il bellissimo Creatures, e anche Creatures 2, come dimo noi a Roma, Creatures. Allora, i fratelli Rolands, gli Apex Software, che hanno fatto questo gioco. Sentiamo la musica un po' alla Terminator. Questi effetti di raster sulle scritte, che sono proprio in pieno stile Apex Software, sono realizzati con un trucco. Semplicemente le scritte sono sfondate, come dicono ecco, che bella la schermata di caricamento. Allora, come dicono nell'editoria, le scritte sono sfondate, nel senso sono bianche, solo la cornice nera è fatta, e poi si vede attraverso lo sfondo che c'è l'effetto raster, fatto con il famoso trucco del raster del Commodore. Scusi, su ogni riga si mette un diverso colore. Allora, load game, c'è anche il music selector, possiamo cambiare la musichetta. Come vediamo, ci sono le varie musiche del gioco qui. Però non ce ne frega niente, adesso noi dobbiamo caricare il gioco. Però, mannaggia, ho sbagliato, mi sa tocca resettare tutto, perché vabbè, comunque sono le varie musichette, le possiamo sentire. Ah, sta musica è uguale a quella di Creatures 2, oh! Questa l'hanno usata in Creatures, ragazzi! Sì, l'hanno usata in Creatures questa, non ricordo in che livello, in uno dei Torture Screen. Bella questa. Ah, la multipista mi ricordo che era figa. Sentiamo un attimo. Due voci. Tre voci. Quattro voci con la batteria. Cinque voci. Sei voci. Oh, sei voci ragazzi. Sette voci, cacchio. 8. No, 8 voci. Allora, per chi non lo sapesse, dico che il Commodore 64 ha solo 3 voci hardware, 3 voci. Qua non sono riuscito a ficcarci dentro 8 voci. Come hanno fatto? È un trucco, è semplice. Hanno semplicemente messo gli strumenti negli spazi vuoti. Nella stessa voce, una stessa voce suona più strumenti, e negli spazi vuoti ci mettono altri strumenti, capito? È un trucco, vabbè, però è molto bello. Grandissimi gli Apex Software. C'è anche un'altra voce, la nona. Senti, bellissima questa traccia. Va bene, adesso ricarichiamo. No, aspetta, ho ripreso perché c'è la decima voce, non so se la sentite. Vabbè, adesso andiamo col gioco, va, che è meglio. Ecco, adesso abbiamo caricato il gioco, ma dovrebbe apparire il gioco in teoria, però è tutto nero, qua non vedo un cacchio. Ecco, qua sta caricando, dice metti il lato B, ah, ecco perché. Oh, ecco qui finalmente il gioco, l'ha caricato, ce l'ha fatta. Eccolo qua, programmato da John Rollins, i Freddy Rowe e Rob Ellis, che gli ha dato una mano, un amico loro. E la grafica e il sonoro invece sono del fratello di Steve Rollins. E questo gioco l'hanno fatto loro prima di fare Creatures. Allora vediamo, noi siamo nei panni di questo tizio. Niente, non ha caricato bene perché si è bloccato il gioco. Vabbè, aspettate un attimo. Allora ragazzi, purtroppo ho dovuto cambiare Commodore virtuale perché sull'altro, come avete visto, non funzionava il gioco, si bloccava. Quindi ho cambiato Commodore virtuale. Questo è un altro modello di Commodore virtuale. Vediamo se qui funziona, perché proprio non lo so. Proviamo a premere il bottone. Niente, non funziona un cazzo. Oh, eccolo, eccolo. Attenzione, eccolo, eccolo. Funziona, funziona. Non mi ricordo per niente questo gioco, però. Allora, spariamo a questo. Oh, abbiamo avanzato. Prendiamo i diamantoni che ci servono a comprare i power up. Prendiamo. Mamma mia.
Andiamo, andiamo. Allora, i diamanti servono a comprare la roba, ragazzi. A comprare le armi più potenti, la roba più potente. Questo, infatti, è un gioco che sembra semplice, ma in realtà è piuttosto complesso. Perché poi tocca andare nello shoppino e comprare tanta roba con i nostri bei diamantoni fregati. Se guardate sotto il parallasse della città in 3D, figata. Diamantoni. Mamma mia, c'è passato pure quello. Quando siamo a piedi dobbiamo sparare col nostro pugno atomico. Eccolo qui. Speriamo al Mac con questo pugno atomico. Perfetto. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungere lo scioppino. Non mi ricordo dove sta sto cacchio di scioppino. No, no, no. No, perché ci devi. Perché mi devi far male? Oh, scioppino, scioppino, attenzione, eccolo. Oh, compra, vendi, quit. Allora, armi volanti si chiama sto shop. Oh, è pieno di roba. Allora, shot. L'irradiant. Vediamo un po'. Allora, shot avanti e indietro. Cioè, abbiamo uno shot normale. Noi dobbiamo potenziarlo. Dobbiamo comprare punti liberi 8. Radiant, punti liberi 8. Allora, vediamo un po'. Però non ci abbiamo i soldi da comprare. Oh, allora, quanti soldi ci abbiamo? Ci abbiamo 80. Qua serve 150 per comprare, niente, non abbiamo i soldi, dobbiamo fare più soldi. Allora, Power Fist, Prime Buster, che minchia è Prime Buster? Non lo so. Ah, per distruggere il pianeta forse. Perché prima dobbiamo fare i soldi e poi quando abbiamo abbastanza soldi possiamo distruggere questo pianeta di merda, che è un po' ostile come vediamo. Ci vogliono male questi. Oh, porca vacca. Sto rosicando perché sto gioco è veramente infame, veramente difficile. È infame, devi schiattare. Allora, vediamo quanti soldi sono. 145. Ok, 170. Facciamo qualche soldino in più, tanto per stare tranquilli. 180. 85. Quelli bianchi mi sa che si vanno a ammazzare, c'ho sto vago sentore. Andiamo giù, entriamo nello scioppino. Allora, Flying Weapons. Allora, Shoot costa 100. Il Radian costa 150. Apriamo sto Radian, vediamo com'è. Apriamo lo Shoot, sparo davanti. Ok, ho messo lo sparo, ho aggiunto lo sparo davanti. Vediamo un po', adesso dovrebbe andare meglio lo sparo davanti. Vediamo un po'. Vediamo un po'. E infatti c'è doppio sparo, ma vedete che mo le cose già cominciano a farsi più facili. Oh, andiamo, i nemici cascano giù più in fretta. Facciamo molti molti più soldi con queste gemme maledette. Andiamo. Quanto siamo già a 2,40. Oh, mo adesso i soldi si fanno più in fretta, eh. Oh, vedete ragazzi che tutte queste cose le hanno sostate poi copiate dai giochi moderni, queste cose qui che tu vai, ammazzi, ti potenzi e continui. E molti free to play ci magnano su sta cosa, ma questo non è un free to play, questo è un gioco che tu quando schiatti, quando perdi tutte le vite, è finito, niente, game over, non è che puoi continuare a giocare all'infinito. E mollare i soldoni a quelli che fanno giochi di continuo per comprare gemme, gemmare, gemmare. Qui tu le gemme non le compri, qui tu le gemme te le guadagni facendoti il culo, ammazzando i nemici, capito ragazzi? Questa è la differenza fra i giochi moderni e i giochi vecchi, ecco. Allora, shoot 2, ci mettiamo lo shoot anche dietro al culo? No, ce ne mettiamo un altro davanti, va. Un altro davanti. Ancora, eppure uno dietro, va. Ecco. Mo ci abbiamo 4 spari davanti e uno dietro in teoria. Vediamo un po' se funziona. Sì, guardate, c'è un super mega sparo davanti. Mamma mia, guardate. Guardate quanti soldi che faccio. Mamma mia. Incredibile. E schiatta. Niente, quello. Quella mattonella non schiatta, quella mattonella è invulnerabile.
E questo gioco qui è degli stessi autori di Creatures, Clyde Radcliffe, Exterminates, All the Unfriendly Repulsive, Earthridden Slime, proprio quel gioco lì, ragazzi, proprio quel gioco lì. Come vedete io l'acronimo me lo ricordo a memoria, tanto per far capire che quando io ho registrato il video di Creatures, facevo finta di non ricordarmi, di leggere l'acronimo, ma in realtà lo sapevo perfettamente a memoria. È proprio così. Allora, e adesso riandiamo giù allo shoppino, vediamo un po' con 475 soldoni cosa ci possiamo comprare. Abbiamo pure il Power Punch, il Super Pugno, andiamo giù. Power Fist, allora, bui, bye, che ci compriamo? Ci compriamo un Radian, cambiamo proprio sparo. Proviamo a comprarci questo Radian, allora. No, io Radian voglio davanti qui e ne voglio pure un altro sotto e ne voglio pure uno sopra qua e basta, ci sono finiti i soldi, quindi abbiamo un po' uno sparo a raggiera, vediamo un po'. Guardate quanto sparo, porca vacca, una potenza di fuoco invidiabile, ragazzi, quanto è figo sto gioco. Mi ricordavo che certo, io all'epoca ci giocai, però ci giocai poco, perché mi ricordavo a un certo punto si entrava all'interno di una base che era tipo una sezione platform, e lì schiattavo sempre, non riuscivo mai a combinare un cacchio, e quindi non ci giocai poi molto più. Forse feci male, perché come gioco è veramente figo questo, ragazzi, dovevo perseverare. Quasi quasi mi viene voglia di provare a finirlo sto gioco. 310. Ma perché non schiatto? Ma che per caso mi ha messo vita infinita il gioco? Ma io non ho messo vita infinita, raga. Mannaggia, ma com'è sta storia? Ma vedi che non prendo danno? No, raga, non mi dica che per sbaglio ho messo vita infinita. No, a me non mi piace giocare vita infinita perché è una cosa stupida, non c'ha senso, non c'è sfida, cioè che senso c'ha giocare con le vite infinite? Tanto vale che ti guardi il film, no? Andiamo allo shoppino, va, vediamo un po'. Allora, compriamo il Planet Buster, non ci fa entrare, compriamo il Power Fist. Power Fist, abbiamo il pugno più potente, ci compriamo il pugnone. Non ce lo fa comprare, non so perché. Un altro po' di Radian, no? Così potenziamo il Radian davanti. Il pane basso non ce lo fa comprare. Boh, non ricordo su. Guarda come sparo. Vabbè, ragazzi, comunque è inutile continuare a giocare con i vite infinite. Cioè, io ci sono rimasto male. Io volevo giocare in maniera onesta. Va bene, dai. Questo gioco proprio c'ho avuto un sacco di problemi, c'ho avuto sia che non partiva sull'altro Commodore, vabbè. Comunque dai, ci vediamo al prossimo video. Se volete questo gioco lo ricomincio però senza vite infinite e provo a finirlo, a finire questo gioco. Se volete mandatemi una richiesta. Ciao ragazzi, alla prossima con Retro Grade. Ciao a tutti.